Non so se sono stato chiaro, però ho provato a raccontarvi il mio punto di vista. Chiedetemi qualcosa se, oppure dite i vostri pensieri, dimmi pure. Lei ha detto che collabora con varie associazioni di amici di Bologna. Io a suo tempo ho fatto per vari anni le vacanze estive organizzate al Comune di Bologna. Sì. Voi collaborate con queste iniziative del Comune di Bologna? Sì, col Comune di Bologna purtroppo è difficile, noi abbiamo un problema col Comune di Bologna. Bologna è così grande, mentre collaboriamo bene con il Comune di San Lazzaro, con i campi estivi dei vari comuni, il Comune di Bologna è stato, all'inizio collaboravamo molto, anche questi progetti li conosco perché in passato venivano addirittura a fare molte cose con noi. Poi da Del Bono in poi, anche prima, già con, come si chiamava, Cooperati, praticamente abbiamo perso l'interlocutore politico e quindi anche quello tecnico, per cui il Comune di Bologna, che è socio dell'Interparco, ci dà i soldi ma non gliene frega niente di quello che facciamo, e questo è gravissimo. Questo è un problema, perché nel momento in cui un'amministrazione non si interessa dell'operato delle sue società, perché di fatto noi siamo al servizio anche del Comune di Bologna, e non ci chiede, noi facciamo ad esempio con le scuole di Bologna, facciamo tutte cose sotto costo, cioè noi chiediamo, non so, 20 euro ma ne spendiamo 100 alle scuole di Bologna. Sì, sì. Però è più per l'impegno degli insegnanti, dei genitori che stimolano questa cosa. Non c'è una volontà, mentre per San Lazzaro è il contrario, è l'amministrazione che ci incontra e progettiamo delle cose per le scuole di San Lazzaro. Per Bologna purtroppo abbiamo dei problemi. Però non c'è dubbio che il modo di fare migliore è progettare nell'ambito di queste attività. Io me le ricordo quei campi, soprattutto fino a 5-6 anni fa venivano. Tu, sì, quando ci io, sei adesso io ho 17 anni, si fanno intorno ai 10, prima delle medie, quindi 10-11 massimo. E cosa hai fatto? Fatto per 2 anni 7 fonti, dove andavamo, c'era l'agriturismo, facevamo la farina noi, facevamo il pagnotto con l'aroma della lavanda, oppure andavamo a raccogliere la villa dai calanchi, facevamo il lupo, la impastavamo noi, facevamo varie sculture, c'era un parco anche dove giocavamo, se no facevamo lezioni di equitazione, dove avevano anche i cavalli quel tempo fa, non so se ce li hanno ancora. L'asino è quello della, che c'era l'asino, la, c'era la Ramona, quella lì era stupenda. Poi c'erano 3-4 esemplari di cavallo, ce n'era uno che usavamo per fare equitazione. Poi ho fatto Voglio di Romagna, quello che ho apprezzato di più è stata stupenda. Era una settimana, siamo andati a fare, ci ha ospitato un agriturismo, si chiamava Ca di Diego, mi pare. No, Ca di Gianni. Ca di Gianni? Può essere, non mi ricordo del genere. Praticamente c'era questo agriturismo che aveva come confine una vasta area dove c'era tipo un branco di caprioli che erano lì liberi, tu potevi osservarli mentre mangiavi, e c'era come giro il segno di equitazione. Siamo andati in un'azienda agricola dove abbiamo munto le vacche e la mattina successiva il latte abbiamo bevuto noi. Ci hanno fatto vedere un po', mi ricordo c'era sto vitellone che era nato da non tanto, la lingua rubida era proprio, ti leccava tutto, era una cosa stupenda. Poi siamo andati a vedere dove la sorgente del Tevere. Ah sì, scusa. E anche siamo andati in un sottobosco dove c'era un lago naturale con una cascata stupenda, adesso non mi ricordo. Una settimana così, una settimana veramente stupenda. Ma che queste cose qua sono cose che sono mai molto interessanti, solo che a parte queste iniziative del comune non è possibile riprodurle. Allora. A voi che avete 17-18 anni dovete sapere che esistono delle reti, e ad esempio Dulcamara vengono moltissimi ragazzi stranieri e vengono alla pari, praticamente è una cosa che può interessare se siete qui. E voi potreste andare in Irlanda in una fattoria a lavorare per 15 giorni gratis, ti danno vita, ti tocca di pagare magari il viaggio, però ecco, io credo che ci siano oggi per voi delle opportunità che potreste valutare.
e questa dimensione internazionale, c'è tutto il tema del volontariato ambientale, perché i parchi seri organizzano il volontariato ambientale, cioè ci sono dei cittadini che sono disposti a venire a fare la manutenzione ai sentieri, non tanto da 11 anni ma dopo, e questa cosa qui è, ha delle potenzialità enormi. Il Parco d'Abruzzo ha delle file, se voi volete andare a fare volontario al Parco d'Abruzzo vi iscrivete, vi ospitano, sono situazioni spartane. Noi saremmo, adesso che siamo in 5, in futuro sicuramente penso che lo faremmo, cioè uno viene dall'Inghilterra o dalla Francia e si trova organizzato in, e così vede da dentro come funziona un parco. Poi ha un contributo, se volete, anche simbolico, perché onestamente non è che il parco possa basare la sua manutenzione su uno che ci può venire d'estate, però è un'occasione in cui uno si sente utile, quindi... Ma invece, voi che siete degli studenti di agraria, cosa pensate, cioè vi piacerebbe declinare il vostro... A me credo che molti di voi faranno anche l'università. No, non farete l'università. Siete già così, perché non farete... Sapete già che non farete l'università? Sì, presto. Lasciate aperta la possibilità. No, 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 già ti impegni. Già ti impegni. Beh, finisco, appena finisco qua, vado a fare il biennale a Monza, la scuola di arredamento e, diciamo, arredamento dei giardini e parchi naturali, biennale. Quindi faccio i 2 anni con specializzazione in inglese e informatica. Cosa dici per l'inglese? Infatti fanno il corso approfondimento inglese, poi dopo faccio 6 mesi di stage. Vai a Roma, no, insomma. Altri hanno cose da dire, commenti? All'interno del parco sono presenti aziende biodinamiche? Allora, proprio biodinamiche certificate no, perché allora, a Parco Talon c'è un'azienda biodinamica. Io conosco altre aziende biodinamiche, non sono biodinamiche, sono tutte biologiche, queste, le nostre. Biologiche e basta. A Parco Talone ce n'è una che è biodinamica, l'altra, la gestione del parco è fatta da un'azienda biodinamica. Ma quello che sarei che intendi? Sì. Al Parco Talone è biodinamica, sì, sì, l'azienda. Faccio sapere che c'è lui. E mentre il marchio, il nostro marchio biologico, è esclusivo a... Cioè, lo rilasciate solo per il biologico o bisogna avere altre... No, allora, è così che noi abbiamo creato un regolamento che ha 2 facciate neanche, in cui ci dice che tu puoi, ti diamo l'uso di questo marchio gratuitamente purché tu sia dentro al parco e tu sia un'azienda certificata biologica. Perché diversamente ci sono stati degli altri parchi che hanno dato l'azienda il marchio a tutti quelli che erano dentro al parco, però per noi avevamo bisogno di un requisito di minima, di qualità ambientale, qualità naturalistica. Non c'è dubbio che tutte le aziende biologiche, su questo ci sono molti studi naturalistici, cioè un'azienda biologica ha una biodiversità maggiore delle aziende non biologiche, per forza. E praticamente potrebbe esserci l'eccezione, ma di norma le aziende biologiche sono più ricche di biodiversità. Tutti gli studi su organismi un po' complessi come i pipistrelli mostrano che ci sono più insetti, quindi ci sono più insettivori, eccetera. E noi, la nostra scelta è molto banale: il mondo del biologico ha la certificazione in azienda, poi ci sono tutte le truffe che possono succedere dopo, ma in azienda essenzialmente se uno è biologico lo vedi, perché poi lo capisci. E quindi noi abbiamo scelto di premiare con questo accostamento di un logo che, ripeto, al parco poi è costato poco, niente, però è un modo di dar conto alla società che ci sono delle aziende che fanno qualcosa di interessante, che è perfettamente in sintonia con noi. Tu hai alzato la mano? Sì. Ha parlato prima di un problema con diciamo, una sovrabbondanza di un certo tipo di fauna, tipo i cinghiali. Zona di Marzabotto, mio zio ha un po' di terra, e lì è successo che hanno iniziato a liberare dei branchi di lupi, cioè qualche esemplare di lupo, così che si creasse
un equilibrio della fauna. Solo che adesso si è riposto un contro, in quanto il branco caccia le capre e le pecore e i cinghiali continuano a popolare. Anche voi avete questi tipi di problemi? Allora, collaborate con questo, con la guardia forestale e così via? Allora, il lupo nel parco c'è. Quello che tu dici Marzabotto penso sia Montesole. Allora, negli anni 60-70 si diceva che al parco d'Abruzzo liberavano lanciavano i lupi. C'è una grande leggenda, tutte queste persone che dicono che i parchi liberano i lupi, le vipere, sono balle. Liberare un lupo non è così semplice, avere dei lupi è difficile, e comunque i lupi si sono diffusi naturalmente. Il lupo è un animale che è molto ecologicamente adattabile, ha attraversato una fase, negli anni 70 c'erano pochissimi lupi in Italia, attestati su delle zone molto impervie. Naturalmente quando nell'Appennino dagli anni 80 in poi ha ricominciato a essere presente il capriolo, il cinghiale diffuso dai cacciatori, si sono ricreate le condizioni perché il lupo arrivasse. Oggi con la genetica si studiano benissimo proprio le linee familiari. Pensate che c'è stato un lupo investito sulla tangenziale di Parma, questo lupo aveva anche un nome, Ligabue, e investirono questo lupo, non sapevano che era un lupo, pensavano che fosse un cane, l'hanno caricato i veterinari, poi uno ha detto ma cavolo, che razza di cane sarà un lupo cecoslovacco, all'epoca non era neanche diffuso il lupo cecoslovacco, ha chiamato un amico dicendo oh vieni a vedere, c'è un animale strano, ma che carne è? Era intontito questo con la botta, sa, di fatto si sono accorti che stavano maneggiando un lupo che veniva dall'Appennino reggiano, tosco-emiliano insomma. Gli lo curano, gli mettono il satellitare, perché c'era già la fase del satellitare. Questa storia di Ligabue è anche su internet, perché lui ha preso su, ha gironzolato e nel giro di pochi mesi è arrivato in Francia. Cioè i lupi si muovono tranquillamente, sanno evitare la gente. I cinghiali sono animali che si sanno difendere, quindi un branco di cinghiali se può non si fa scannare, soprattutto gli adulti, e gli adulti difendono i piccoli. Il professor Pupillo sa dov'è il centro parco. Io una sera sono uscito alle 11 di sera e nel parcheggio a bordo nella macchia che c'è dove parcheggiamo, siamo usciti, eravamo in due, noi abbiamo svoltato l'angolo, è successo che un lupo ha assalito una scrofa con i suoi porcellini e si è sentito l'urlo della madre, l'urlo del piccolo che era stato preso, la madre che chiamava gli altri a raccolta, praticamente la madre è scappata, ha sacrificato un animale per salvare gli altri. E noi eravamo agghiacciati, cioè la cosa è impressionante perché tu non hai tempo di pensare, succede, basta. Mi si sono addrizzati tutti i brividi, tutti e due, ci siamo impalati e si è sentita questa scena in mezzo alla macchia, è passata la madre di una femmina con i piccoli che scappavano da una parte, e poi il maialino che urlava, ha urlato 5 secondi, si è sentito che strillava, il lupo lo ha preso e lo ha ucciso e se l'ha portato via. Il lupo preda, le cacche del lupo sono piene di pelo di cinghiale o di capriolo. Il lupo è un pezzo dell'equilibrio, lo squilibrio nasce dalla gestione della fauna, perché i cacciatori quando sparano il cinghiale stanno ben attenti, mentre il lupo preda il più debole e preda il piccolo, il cacciatore non vuole perdere il giochino e quindi il problema della sovrabbondanza degli animali è molto spesso causato dalla gestione dell'uomo, cioè l'uomo sceglie, intanto il cinghiale sapete non è più un cinghiale di una volta, è un cinghiale che viene dal nord Europa, è un cinghiale mescolato col maiale, noi stessi vediamo dei cinghiali con delle chiazze rosa. La differenza fondamentale tra un animale domestico e un animale selvatico è che l'uomo ha selezionato animali che producono molti più figli, addirittura il numero di capezzoli negli animali domestici è maggiore, proprio perché l'uomo quando si trovava una capretta che ne faceva 4 o 2, sceglieva secondo voi quella che ne faceva di più. Quindi anche i parti gemellari che nelle pecore sono la norma, sono una conseguenza della domesticazione. Quindi l'uomo ha fatto dei pasticci, ha messo degli animali sbagliati nel posto ormai deprivato della fauna selvatica. Io ho un libro
che è il famoso L'Appennino bolognese 1881 del CAI, e lì che si dice, è un libro fatto dal CAI che parla dell'Appennino bolognese, molto interessante. Lì si dice quanti animali, l'animale più grande che c'era nel nostro Appennino era, penso, il tasso, o il tasso o la volpe, perché il cinghiale non c'era, non c'era il capriolo, non c'era niente. L'Appennino era completamente utilizzato dall'uomo, poi ci potevano essere della piccola selvaggina. Il lupo ce n'è diverse coppie, diversi branchi nel bolognese ormai, più di una decina, ogni lupo ha il suo territorio molto grande, sbranano le capre. Questo è un problema culturale, cioè il pastore non è abituato ad avere il lupo. Se tu vai in Abruzzo, il pastore c'ha il pastore abruzzese. E infatti ci sono molti progetti europei fatti nei parchi che insegnano che cosa? Uno, pagano le recinzioni. Tu puoi fare un ovile a prova di lupo, puoi anche regalare il pastore addestrato per evitare che i lupi sbranino, perché i lupi, diciamo, per sbranare poi le pecore, se c'è il cane da pastore cominciano ad avere... evitare, anche perché il cane da pastore spesso c'ha il collare, avete visto che c'hanno quei collari a punte, quello che serve quando un cane ha il collare a punte, non è un vezzo, serviva o antilupo o antiorso. Quindi laddove c'è sempre stato il predatore, il contadino ha sempre gestito il problema in qualche modo, compreso le fucilate, i lacci, i bocconi avvelenati. Come il lupo si è spostato altrove, adesso in Svizzera hanno ucciso un orso, quell'orso era stato, era, pensate, la Svizzera si è approfittata del fatto di non essere in Europa, perché quell'orso era il frutto di un'operazione, di un progetto di reintroduzione dell'orso. Questo orso non è che lo mette in un posto, lui comincia a girare, cioè, loro sapevano che stava andando in Svizzera, e siccome effettivamente l'orso sbrana anche le pecore, come va anche sugli alveari, perché lui in natura se trova un alveare trova il miele, si piglia un mucchio di pizzichi, ma c'è la pelle grossa, e la Svizzera lo ha seccato. Quell'orso è un peccato, perché vuol dire che se uccidiamo un animale prima ancora che faccia dei danni, vuol dire che il nostro grado di tolleranza, a parte che io lo trovo un indicatore di intolleranza assoluto, per cui non oso immaginare quando poi saranno gli altri uomini che ci daranno dei problemi, per cui, e io misuro molto la civiltà anche da questa cosa, perché il problema orso può essere gestito. Tu hai un ovile, lo puoi, poi se hai una situazione estrema e l'animale deve essere abbattuto, per carità, però prima mettiamo in atto quelli che si chiamano i metodi ecologici. Il problema dello squilibrio faunistico è al 99% colpa dell'uomo, che ha fatto dei pastrocci mescolando razze domestiche e non domestiche e facendo una scelta negli abbattimenti che, guarda caso, è la peggiore possibile, cioè uccidono i maschi, lasciano le femmine, praticamente una zootecnia brada a scapito della collettività. E i primi che pagano dazio di questa politica demenziale sono gli agricoltori, perché alla fine poi i danni ce li hanno gli agricoltori, non ce li hanno i cacciatori, perché i cacciatori di cinghiale spesso abitano a Bologna, per cui viene per... Comunque è un argomento molto interessante e affascinante, in cui si misurano le contraddizioni del nostro mondo e anche il fatto di non aver usato la scienza e la tecnica. Per quanto riguarda la reintroduzione della fauna della regione Emilia Romagna, voi collaborate anche con il centro di tutela di Mondadone? Sì, allora Mondadone è nel contrafforte pliocenico a breve distanza dal Zoart. Ad esempio, recentemente un signore che è alzato anche su Carlino la cosa. Cosa è successo? Che vicino all'università veterinaria c'è questo un signore che è un cacciatore, che io conosco perché anni fa lo becchiamo nel parco che faceva bracconaggio, io e un altro, e aveva le galline, e lui aveva le galline ma con un recinto non a prova di volpe. E cosa ha fatto? Ha messo delle tagliole. Quindi succede che un ragazzo che faceva footing fuori da Ozzano si trova vede dello scompiglio nel prato e c'era una volpe presa alla tagliola, e allora ha chiamato il parco indirettamente, è arrivato il guardiaparco,
il guardiaparco ha chiamato il centro di Montedone, perché il problema è liberare un animale che ha preso la tagliola, perché lei morde, in più se lui gli stava vicino attrappava e si stava staccando la gamba, una cosa impressionante. Sta di fatto che per non spaventare la volpe il guardiaparco si nasconde. Arriva questo signore che è tutto contento, vede subito la situazione, va nel pollaio, prende la forcale e poi parte verso la volpe. A quel punto il guardaparco gli ha detto: mi scusi, cosa sta facendo? Questo è appena stato condannato. Il giudice ha detto che a questa persona ha fatto una cosa contro la legge e che e questa cosa si configura come un maltrattamento. Gli è andato, diciamo, potevano condannarlo a dei giorni di galera, ma tanto con la condizionale non l'avrebbe fatto. Ma, e, oppure questa cosa si può convertire in una multa. Gli hanno fatto 17.000 euro di multa, però con la condizionale, se lui per 5 anni non fa niente, perché i 17.000 euro equivalgono ad alcune giornate di carcere. Però ecco, questo mostra come una società rurale di, un, di una volta, mio nonno ad esempio le volpi lui addirittura le mangiava, vi dico, si mangia la volpe. Io ho conosciuto della gente, non solo mio nonno, dei giovani dell'Appennino, che è una tradizione che tu la prima volpe che uccidi addirittura gli mangiano il cuore crudo, una cosa un po' schifosa, però paese che vai, ma non è tanto lontano, non sto parlando di qui, qui sopra, per cui ci sono, io se la, io ho le galline, a me quando la volpe mi è andata dentro ho detto Davide, è colpa tua, sei un coglione, e quindi non, cioè gli animali non hanno mai colpa, è colpa nostra che non facciamo le cose fatte bene. E il Monteadone è un centro dove ci sono sia degli animali domestici, cioè animali che vengono dal circo, ad esempio ci sono degli scimpanzé, dei leoni, molti sequestri sono della camorra, perché pare che adesso vada di gran moda tra i camorristi avere delle tigri, dei leoni, dei puma, per cui tu vai lì, ci sono due tigri che sono stati sequestrati in un quartiere di Napoli, perché fa fine. Non solo, non so se avete mai visto la villa di un camorrista in televisione, c'hanno delle cose molto chiassose, molto, non sono sobri sobri, e tra le tante cose hanno dei pitoni, delle bestie ingestibili. Montedone fa due cose, loro hanno recuperato anche il lupo, hanno un bellissimo recinto per il lupo, per l'introduzione del lupo. Una delle minacce del lupo ad esempio è l'ibridazione. Adesso cosa sta succedendo? Che si sta accorgendo geneticamente che alcuni lupi, allora il lupo, il cane altro non è che un lupo domestico, proprio è la stessa specie, e quindi se è la stessa specie vuol dire che se poi un lupo maschio incontra un lupo femmina e nasce un flirt, nascono i lupacchiotti ed è prole perfettamente fertile. Per il maiale e il cinghiale è un po' più complesso, perché ci sono anche specie orientali, cioè sono stati un po' più pasticciati, però il tema è che questi predatori che possono trovarsi isolati a un certo punto ci trovano anche che fanno di necessità virtù. C'è un bellissimo pastore tedesco che magari, allora se è la femmina che, perché può anche capitare che magari il tuo pastore tedesco ti produce una cucciolata mista, un po' difficile. Il lupo cecoslovacco nasce così, nasce dall'esercito cecoslovacco che fece, si era accorto che praticamente il lupo ha un olfatto migliore, ci vede meglio, cioè alla fine, un animale selvatico è selezionato, è sempre molto efficiente, se non è efficiente la natura ti cancella. Le razze di cani sono molto specializzate, loro hanno cercato scientificamente, fu fatto una razza di cane per l'esercito, e mescolarono il lupo e il cane. Il lupo cecoslovacco assomiglia moltissimo al lupo, e adesso se ne ce n'è un casino da una decina di anni a questa parte, e spesso genera anche confusione. I nostri lupi al Parco dei Gessi si vedono anche di giorno, abbiamo delle telefonate ogni tanto delle persone, i cani riconoscono subito il lupo, ne hanno una paura folle, i cani normali. E io ho molti racconti di persone che vedono il loro cane che all'improvviso gli va dietro, sono spaventati, cominciano a fissare in un certo punto e poi magari vedono il lupo così che li guarda da lontano. Sono molte riprese anche su YouTube dei nostri lupi con le foto trappole lungo i sentieri, loro marcano dove passano i ciclisti, al centro parco passa il lupo, non è che va lontano, lui attraversa la provinciale.
ne sono su quel, dove ho fatto la foto che vi ho detto che ero a Castel dei Betti, lì sotto sono morti 3 lupi tutti alle 7 di mattina, che cercavano di attraversare in fila indiana i cucciolotti, seguivano i genitori, erano sbadati e vengono investiti. E quindi questo non va bene, il parco adesso ha fatto un sottopasso perché praticamente abbiamo creato una situazione, cioè un punto in cui deve passare l'acqua. Mettendo delle reti a bordo della provinciale, noi portiamo a casa 2 vantaggi. Uno, evitiamo che il lupo venga investito, ma soprattutto che vengano investiti tutti i grandi animali. Poi metteremo anche un'altra cosa, alla base della rete mettiamo, piantate nel terreno, del plexiglass, immaginatevi, per gli anfibi, per i rettili, in modo da convogliarli, perché l'altro sterminio silenzioso, anzi voi che siete degli agronomi vi invito a leggere un libro molto bello, anche qualche brano, che si chiama Primavera silenziosa, che è un libro degli anni 60, forse ne avete sentito parlare, che è un classico. È di una scienziata americana che denuncia il fatto che in certi paesi la primavera non c'è più il canto degli uccelli, erano gli effetti del DDT all'epoca, perché è il bioaccumulo del DDT. Ecco, noi abbiamo tantissime strade silenziose, sugli anfibi è un disastro. Io sono stato in pianura, non ci sono più le rane sono rarissime, adesso è vietata la pesca delle rane in Emilia Romagna, ma le rane sono rare, e qui paghiamo il prezzo della globalizzazione, perché nelle acque di pianura voi adesso ci andate di notte, trovate un gambero bellissimo che è arancione, una specie di aragosta, si chiama gambero della Louisiana, che è abbondantissimo, e quella cosa lì, quell'animale è stato liberato dall'uomo, non è arrivato qua. Poi i bambini gli regali la tartarughina, ai giardini Margherita fa poco danno, ma il problema è che la trachemis, che queste sono sempre del Centro America, queste specie di tartarughe acquatiche, hanno soppiantato c'era una tartaruga acquatica padana, proprio padana, neanche, cioè diversa quella padana da quella che c'è in Francia. E quindi se noi mettiamo in competizione delle specie molto, diciamo, robuste, molto plastiche, molto adattabili, con le nostre che sono confinate, che sono schiacciate, che sono la qualità dell'acqua fa schifo, tutto l'ambiente è sotto stress, in un ambiente stressato vincono i più adattabili, e purtroppo le nostre specie non sono così brave come altre, e la globalizzazione ha messo in giro la zanzara tigre, ce n'è finché volete di specie, e sulle piante la stessa identica cosa. Quindi, però se voi andate a vedere alla fine della fiera, la colpa non è mai di... Per quanto di cui parlavo adesso, non so se devi andare a pescare, il comune ti paga chilo, quanti, a seconda dei chili che tu prendi, il comune ti paga. Sono andata un po' di tempo, 3 anni fa, se non forse un po' di più, a pescarli, quindi canne vecchie, pezzi di carne, così, andavi giù, a pescare con il retino, tipo 20 a pezzi di carne, ci ho riempito 3 vasche da bagno, perché a portarlo in comune non riuscivi a guadagnarci molto. Allora, siccome mia cugina aveva un ristorante, mi si lì a cuocerli, purtroppo, uno schifo allucinante, però va bene, a sgusciarli e a venderli, e ci verrà circa di più. Però se tuttora, se vai nei canali presso Castel Maggiore e zona del genere, ti peschi, il comune ti paga chilo. Però non porterà, il problema è che quando hai fatto dei disastri in questo ambito, quindi non serve a niente, cioè la taglia, il concetto di mettere una taglia è un'idea un po' semplice. In realtà il problema è che gli sistemi ecologici sono così compromessi e l'arrivo di specie esotiche rispetto al luogo rappresenta una fortissima minaccia per la biodiversità. In Australia è successo. Sì, ma è pieno. Io sto leggendo un libro, c'è un'isoletta che adesso è diventata molto famosa che si chiama Guam, che è vicino alla Corea, vicino. È un'isola nelle Hawaii legata, quindi americana, e dove gli americani metteranno le basi, mettono i Patriot per i missili coreani. Quell'isola è famosa perché aveva una grandissima biodiversità in termini di uccelli, molto più delle Galapagos. Questa biodiversità è scomparsa silenziosamente perché per sbaglio è arrivato un serpente arboricolo
una specie, è arrivato con i voli aerei, gli americani, c'era una base americana, e portavano con gli aerei. Questi serpenti, naturalmente, essendo arboricoli, si arrampicano, e quindi è successo che involontariamente sono arrivati i serpenti. Questi serpenti hanno imparato a mangiare tutti gli uccelli, girano di notte, sono serpenti notturni, lì e là, e quindi hanno perso, ma non si sa quante specie. L'altro motivo per cui l'hanno persa è il cinghiale, o meglio il maiale, lì lo chiamano giustamente maiale, perché anche il maiale crea degli sconquassi. Comunque non bisogna mettere specie, ma addirittura è ancora più sottile. Ci sembra, adesso ci sono delle specie che uno dice tra qui e qui è la stessa specie, e oggi ci si sta accorgendo che sono specie diverse, perché ci sono delle barriere geografiche che noi non riusciamo a leggere con i nostri occhi. Pensiamo che, ma sì, tra le Alpi, ma addirittura dentro lo stesso Appennino ci sono situazioni, c'è un gambero, il gambero che dici tu lo hai visto in pianura. Una volta i gamberi in pianura c'erano, ed erano i gamberi nostrani, che oggi sono arroccati in collina. Adesso ci si è accorti che praticamente sul versante toscano e il versante emiliano geneticamente queste sono popolazioni completamente diverse, per cui ci sono dei progetti di riproduzione del gambero, però attenzione, il ceppo riproduttore deve essere quello dello stesso posto, e tu non puoi prendere il gambero emiliano e sbatterlo dall'altra parte. Quindi la biologia della conservazione richiede, oggi c'è la genetica che aiuta moltissimo, e la stessa cosa per le piante che sembrano uguali, in realtà per molte generazioni erano rimaste separate, e quella biodiversità va salvaguardata. Quindi nel dubbio bisognerebbe astenersi. Poi a volte pensate che noi abbiamo perso della biodiversità, i nostri nonni non si, ma se potessimo parlare con mio nonno e dirgli che nella pianura padana non ci sono più le rane, perché tu sei andato ma non hai sentito tante rane, non le hai viste? No, ci sono più le rane. Ce n'è poche in certi posti, perché per particolari condizioni, ma per quello il vero motivo è il gambero, ma il vero motivo è la qualità dell'acqua. La qualità dell'acqua non è mai stata così pessima come oggi, nonostante tutti i depuratori che abbiamo, e questo è un pasticcio. Le rane? Io a casa abbiamo fatto il laghetto e abbiamo tartarughe in giardino, ed è veramente pieno, ma di rane, non di rospi. Sì, tu le conosci. È arrivata, ma è la rana rossa, è una rana... No, rimane tutto l'anno in acqua, la rana verde, perfetto. No, ma se hai località, però non hai il gambero, e l'acqua è buona. Il problema sono i grandi canali, i maceri, che in certi punti hanno ancora le rane, dipende dalla qualità dell'acqua. Però no, tieni le tartarughe dentro. Sì, no, tutto se tu fai allora, se tu fai un altro laghetto uguale e non ci metti la tartaruga perché è isolato, probabilmente ti arrivano anche i tritoni e poi il rospo. Poi forse il rospo ce l'hai già. Ecco, il problema dei rospi ad esempio sono tutte le strade, perché durante la sera di pioggia avete visto che c'è la strada. Se poi il giorno dopo ci cambi la strada, tipo dei film plastici per non farli saltare. Sì. Beh, cioè, però ecco, mi sa che la scommessa è convivere con la biodiversità, e questo dipende da noi, dipende soprattutto da voi, perché ecco. Bene, grazie dell'attenzione, e conto molto, io conto molto sulla vostra sensibilità in futuro. Esiste circa il 15% del territorio europeo oggi è tutelato, cioè la crisi della biodiversità è uno dei tanti problemi di cui l'Europa ha piena consapevolezza. E cosa ha fatto l'Europa? Ha creato una direttiva che ha obbligato tutti gli stati a individuare dei posti strategici per la conservazione della natura. Il risultato è che esiste una rete che si chiama Rete Natura 2000, che vedrete se andrete in Francia, in Germania, non in Svizzera, perché loro sono... E questa cosa dei siti Natura 2000 ha piena consapevolezza dell'importanza dell'agricoltura, quindi molti habitat importanti per le specie di interesse europeo altro non sono che degli ambienti agricoli, che devono essere assolutamente conservati, possono essere dei pascoli, possono essere anche i boschi cedui,
Cioè, l'idea di fondo è che la biodiversità in Europa richiede la mano dell'uomo, ma diciamo, era legata all'uomo ad ambienti antropizzati, per cui in un paesaggio rinascimentale rappresentato da un quadro ci sono molti habitat di interesse comunitario. Ecco, allora l'Europa per il 15% circa è tutelato da delle regole e l'Unione Europea fa anche questo, dice io non darò dei soldi all'ambiente, dei soldi alla pesca, dei soldi alle energie rinnovabili, voglio che quando do dei soldi ci sia a monte un esame che dica che io se spendo dei soldi per l'agricoltura questi fondi non vadano a discapito della biodiversità, è la stessa cosa per la pesca, perché la pesca è stato... Non vi ho parlato del mare che non c'entra niente, però con i soldi della pesca dati ai pescatori abbiamo distrutto il mare, il problema è anche il mare Mediterraneo. Sapete che il tonno rosso è in estinzione, praticamente non c'è più. Quei pochi che vengono presi finiscono direttamente al mercato in Giappone. Nessuno consuma più il tonno nostrano perché la gran parte costa troppo e finisce in Giappone. E tutto questo è stato ottenuto con... pagando ai pescatori delle attrezzature pazzesche. Comunque, tornando alla terra, esistono questi siti di importanza, si chiamano siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale, SICO ZPS in acronimo, e praticamente se voi andate in giro trovate questa, c'è un logo con delle anatre, praticamente una montagna con delle papperine in volo e le stelline dell'Europa. La cosa importante è che la politica agricola non può prescindere dalla tutela della biodiversità, quindi i soldi che in futuro l'Unione Europea darà a vantaggio dell'agricoltura hanno un prerequisito, devono integrarsi con la conservazione della biodiversità di interesse europeo. La stessa identica cosa, la direttiva nitrati obbligherà le aziende a farlo in un certo modo e quindi man mano nei vostri studi imparerete che grazie all'Europa, grazie a dei pensieri di interesse che formulati a un certo livello ci dovrebbero essere delle ricadute interessanti. Nel parco dei gessi a noi la regione ha chiesto di individuare le zone agricole di elevato valore naturalistico, cioè quelle aziende che hanno conservato la siepe e lo specchio d'acqua, e quelle avranno un'indennità, cioè non sarà molto, saranno 100 euro all'ettaro, avranno la priorità nei finanziamenti, ecco, questo diventa interessante, quindi questo 12% che abbiamo noi in Emilia Romagna di aree di interesse europeo vedranno un occhio di riguardo nei confronti dell'agricoltura, purché ovviamente questa agricoltura sia in sintonia con l'altro obiettivo strategico, lo chiamo un pilastro, la conservazione della natura è uno dei pilastri. Lo stesso tema si pone con le energie rinnovabili. Allora, l'Unione Europea dice io voglio incentivare le energie rinnovabili, mi sono dato un obiettivo che è il famoso 20-20-20, che nel 2020 bisogna abbassare del 20% la produzione di CO2, almeno il 20% delle energie rinnovabili, eccetera. Allora, se io ho un corso d'acqua, prendo l'acqua e faccio l'idroelettrico, faccio energie rinnovabili, ma se io quel corso d'acqua ho il gambero di fiume, quello raro che è ormai in collina, attenti, e quindi il gioco sarà integrare le due cose, cioè stare insieme, bisogna che stiamo insieme, cioè che da un lato produciamo le energie rinnovabili, usiamo le energie rinnovabili, e dall'altro però conserviamo la biodiversità. Queste due cose devono stare assieme. Quindi vorrà dire che se faccio un impianto idroelettrico, con l'impianto idroelettrico durante l'estate probabilmente lo gestisco. Me ne frego se c'è dell'acqua, perché quel po' d'acqua che c'è mi serve per conservare la biodiversità. E dal tempo stesso privilegio comunque... Quindi tutto questo però richiede la presenza di istituzioni, perché non sarà il mercato che regolerà queste cose.